Ragazzi, mi raccomando, seguitemi su Instagram per non perdere tantissimi contenuti esclusivi. Inoltre, in descrizione, nel primo commento, trovate il link di accesso a un gruppo Telegram riservato agli iscritti del mio canale, dove potete parlare di football con tante altre persone e ricevere tantissimi consigli sul Dream Team. Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Simo Play. Oggi siamo di nuovo insieme per continuare il mio Road to Glory nella modalità Dream Team di Football 2023. Ragazzi, siamo abbastanza vicini alla Divisione 2, infatti mancano 5 partite, ne dobbiamo vincere 3 su 5 per raggiungere la promozione. E anche quest'oggi, ovviamente, mentre continuiamo la scalata, andremo a provare un nuovo giocatore. In questa puntata testeremo quello che secondo me è uno dei mediani più forti del gioco. Tra l'altro è anche collante, quindi mi rimane in difesa da solo senza l'istruzione difensivo. Prima di andare avanti, invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi contenuti e a lasciare un bel mi piace per supportarmi. Ragazzi, mi raccomando, questa parte è fondamentale, non andate avanti senza lasciare l'iscrizione con la campanella attivata e senza aver lasciato un mi piace a questo video. Se invece volete supportare ulteriormente il canale, ci sono gli abbonamenti. Per scoprire quali sono i vantaggi derivanti da questi abbonamenti, basta cliccare il tastino abbonati che trovate qui sotto a fianco al tasto iscriviti. Oppure potete fare una singola offerta al canale tramite i super grazie. Per fare questa offerta basta cliccare il tastino grazie che trovate sempre qui sotto, ragazzi. Grazie a tutti quelli che lo faranno, ma grazie anche a chi non lo farà, perché comunque, come dico sempre, tramite la visualizzazione e il mi piace mi supportano ugualmente. Ok ragazzi, ci siamo. Menu della divisione 3, chiaramente, come ho già detto, ci mancano 5 partite e servono 3 punti, quindi dobbiamo vincere 3 su 5 per ottenere la promozione. Avversario trovato, ragazzi. Vediamo chi sarà il primo sfidante di questa puntata. Vediamo questo matchmaking se è clemente oppure no. Sulla carta sì, ma in pratica non si sa, perché divisione 5 potrebbe anche essere forte. Non sottovalutiamo. Ragazzi, chiaramente ancora non ve l'ho mostrato, però ve lo mostro adesso, anche se siamo già praticamente andando in campo. Il giocatore che proveremo oggi è lui, è Sergio Bruschetta, Busquets ragazzi, chiaramente, e casca a fagiolo perché Vieira è in brutta forma questa settimana e sta praticamente sempre giù. Lo andrò a mettere lì, ovviamente sia Casemiro che Sergio Busquets sono collanti, quindi staranno belli dietro, e vediamo cosa accade, vediamo che cosa succede. Andiamo a dare un occhio anche al modulo dell'avversario. Ecco qui il modulo dell'avversario e possiamo andare in campo. Ah ragazzi, ovviamente non è livellato al massimo Bruschetta e gli manca poco comunque. Dovrebbe arrivare a 93 massimo per la build che ho fatto io. Poi ognuno fa le build a modo suo, perché a me serviva un po' più veloce. L'ho fatto con più di 70 e passa di velocità. Diciamo la build per avere l'overall più alto veniva con 65 di velocità, una cosa del genere. Ma non sta bene. Quindi preferisco magari rinunciare a uno di overall per avere più velocità. Siamo in campo ragazzi, tutto pronto, prima partita dell'episodio, affrontiamo un player che milita in divisione 5, vediamo questo Sergio Bruschetta, questo Busquets a centrocampo, cosa ci rende. Vai Neymar, vai Gabriel, troppa, vai Gabriel, di poco. Ah, peccato, sta da solo, eh. Mamma mia, l'ho mosso Allison, meno male, manuale. Oh, ma com'è? Due volte da solo. L'ho mosso e stavolta mi ha fregato, è gol, 1-0. Ma che è sto buco in difesa continuo? Oh, ragazzi, ma perché i miei vanno a vuoto? Perché? Ragazzi, vi giuro, non ha beccato un intervento Upamecano. Ma non lo fa mai, è una roccia in difesa. Non ha beccato un singolo intervento per sbaglio, eh. Tutti quanti lisciati, tutti. Divisione 5 che è più forte di certi divisione 1, raga, ve lo assicuro. 1-0, primo tempo in cui non riesco ad esprimere il mio gioco. Non ci sono proprio riuscito, raga. Mi ha fermato di continuo. Che vi devo dire, raga? Questi sono le statistiche di una partita che fino adesso è morta. E continuiamo. Devo cercare di reagire. Questo divisione 5 mi sta mettendo in grandissima difficoltà. Io non riesco a capire com'è possibile che si trova in divisione 5. Dai Neymar col pareggio.
Andiamo, dai, che la dobbiamo ribaltare, dai. La dobbiamo ribaltare. The attendance for this match was 71,898. No! Madonna, io vi giuro che non era verso di là la levetta, eh. Ma io vi giuro che non era verso di là la levetta, raga. Era verso l'altro lato del ca... Cioè, ragazzi, la levetta mia era verso la porta avversaria e ha fatto un passaggio all'indietro, ha fatto. E io ho livello 2, non ho livello 1. Facciamo dei cambi, ragazzi. Facciamo dei cambi. Può succedere la partita storta, raga. Questa è la tipica partita storta. Non mi devo arrabbiare. Devo accettare la sconfitta. Vinciamo le prossime 3. Vinceremo le prossime 3. Non c'è problema. Questa è la mentalità. Vinceremo le prossime 3. Questa è una partita che dobbiamo perdere. Non c'è problema. Vabbè. No, niente, raga. Riesce a passare proprio la difesa immobile. Che nervi. Che nervi la mia difesa che non si fa mai bucare. Si fa bucare come il burro. Ragazzi, guardate questa azione. Guardate questa azione dove il mio passaggio a botta sicura con Guti è stato rimpallato. E poi questo maledetto contropiede con la difesa completamente scoperta. Completamente scoperta. 3-1. Comunque, raga, secondo me questo non è un player che sta in difesa. Il secondo profilo. È l'unica. Finisce così, ragazzi. 3-1. Complimenti al mio avversario. E è stato più forte in questa partita. Quindi nulla da dire. Bravo. Solo che non credo che è veramente un divisione 5, raga. Assolutamente. Non può essere un divisione 5. Altrimenti come fa a stare bloccato in divisione 5? Gioca fortissimo. È impossibile. Avversario trovato, ragazzi. Sono molto abbattuto per la sconfitta che ho appena ricevuto, raga. Divisione 3. Sasigno. Ma non è Sasigno lui. C'è scritto Sasigno, raga, ma non è... Non è Sasigno che conosciamo noi, dai. Allora, Kanté chiaramente giù e mettiamo Busquets. Per il resto va bene. Questa è la squadra del nostro avversario. Ho paura che sia lui, ragazzi, dal modulo. Però non ne sono sicuro. Perché lui c'ha Sasigno di Jack, come... È un altro nick... Solo che questo l'ha copiato, gli ha messo Sasigno. Sicuramente è così. Siamo in campo, ragazzi. Seconda partita dell'episodio. Devo stare più concentrato in questa partita, perché non mi posso permettere sconfitte come quella di prima, che è stata assurda, contro un divisione 5. Non so se era veramente un divisione 5, ma di fatto, per quanto mi riguarda, era molto forte. Subito in pausa l'avversario. Iniziamo molto bene. Molto, molto bene. Iniziamo. Neymar. Rigore! Il tunnel gli ho fatto con la crocchetta. Vai Gabriel fuori. No, comunque non è al 100%. Non dico. Vai Gabriel. Sfondagli la porta! Sfondagli la porta, Gabriel! E andiamo. Vai che hai visto Neymar. Mettila in mezzo. Gabriel! Autogol in questa maniera qui, con rimpallone, però Batistuta doveva fare gol, non sto autogol qui. Cioè, lì Batistuta doveva colpire meglio di testa. Poi super rimpallone, ma ormai non mi meraviglio nemmeno più. I rimpalli ci sono. Contro, a favore, è uno schifo. È uno schifo, veramente è uno schifo. Bello, nello spazio per Holland. E vai Ali, ha sbagliato, doveva continuare con Holland e tirare. Invece ha scelto di andare da Neymar. Allora, servono dei cambi. Sicuramente Guti, Ronaldinho. Poi Mbappé, Batistuta, Messi, facciamo subentrare Leao e va bene così. Ok. Neymar. Vada Leao. Leao per il 3-0. Non poteva sbagliare. Tra l'altro ha fatto una cosa elegante di esterno. E finisce così la partita, ragazzi. Ci portiamo a casa i 3 punti. L'importante è aver vinto subito dopo quella sconfitta, per, diciamo, tranquillizzarci e tornare alla normalità. Ok, ragazzi, 3 partite.
Ci mancano ancora per concludere la divisione, basta vincerne 2 su 3. Avversario trovato, ragazzi, vediamo chi sarà il prossimo sfidante, cerchiamo di continuare con le vittorie. Divisione 4, andiamo in campo. Ok ragazzi, siamo in campo, andiamo a mettere Busquets perché finora mi sono trovato bene. Ancora non so se metterlo titolare o no. Questo c'ha praticamente tutte le carte epiche che sono uscite della Juve e del Milan. C'ha anche Casillas in porta, 100. Uno dei pochi portieri, se non l'unico portiere, se non erro, che ha 100 di overall in porta. E vediamo, a parte che ha anche altre leggende, uno squadrone, raga. Vediamo che succede. Siamo in campo, ragazzi. Giochiamo contro un player che milita in divisione 4. Cerchiamo di fare bene. Fallo, però potevi dare il vantaggio, eh. Stavo tenendo il pallone, stavo facendo girare. Bello di ritorno per Neymar. Neymar ha visto Gabriel. No, madonna, che lentezza nel tirare in porta. Che lentezza nel tirare in porta e poi non è andato. Anche se tenevo premuto R2X per recuperare il pallone, non ci è andato. Ogni tanto si accartoccia su se stesso il gioco. Dai Ronaldinho, che cos'è andato a recuperare? Palla per Messi. Messi, 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 Messi! No, la respinta, Casillas. Incredibile. Che parata che è andata a fare. Vabbè, 0-0 al primo tempo, ok. Vai per Gabriel. Vai Gabriel. Mettila. Neymar. Non ci credo. L'ho stoppata, ho fatto col tiro di precisione, me l'hanno ribattuta comunque. E che dovevo fare di più, raga? Dovevo fare una finta, scartare il portiere e entrare col pallone in porta. Secondo il gioco questo avrei dovuto fare. Mamma mia, raga, le carte epiche c'hanno quel qualcosa in più. Sai che cosa fanno le carte epiche? I rimpalli. Non fanno i rimpalli, fanno i passaggi precisi. Sono super OP le nuove carte epiche, raga. Facciamo dei cambi. Guti. Leao Messi. Io andrei a mettere Mbappé al posto di Batistuta. Kanté. Va bene. In profondità per Mbappé. Mbappé rientra sul destro. Vai Kylian. Vai Kylian. Vai. 1-0. Andiamo. Vai Guti. Bella in profondità per Kylian. Mamma Guti, ha ubriacato tutti, poi ci prova col sinistro, ribattuto. Guti. Calcio d'angolo. Neymar a metterla in mezzo. Ribattuta. Per una volta calcio d'angolo. Sempre Neymar a metterla in mezzo. Palla per Guti, che rimane lì. Al centro e vai Leao. E vai Leao. 2-0 per la tranquillità. Ha quittato, raga. È inutile quittare, proprio una bassezza. Quittare al 92esimo vuol dire proprio che hai rosicato. Che cavolo quitti a fare al 92esimo con una squadra tutta di carte epiche. Hai speso 400 euro, amico mio. E quitti? Cosa quitti a fare? Non quittare. Accetta il 2-0, non quitti al 92esimo. Se quitti al 60esimo è un altro discorso. Ma al 92esimo cosa quitti a fare? Questa è la mia opinione almeno, Poi ognuno fa come gli pare. Ok ragazzi, situazione attualmente molto semplice. Ci mancano 2 partite, ne dobbiamo vincere una su 2. Quindi mettiamoci l'impegno e cerchiamo di trovare subito la vittoria e agguantare immediatamente la promozione. Avversario trovato, ragazzi, vediamo un po' chi potrebbe essere l'ultimo sfidante. Dico potrebbe essere perché se perdiamo non è l'ultimo. Comunque, divisione 3.
Roba di spagnoli è qua, uno spagnolo, raga. Ragazzi, faccio giocare Hernandez anche se è giù. Mi devo portare un terzino sinistro, perché io mi porto Puyol, che comunque lo posso mettere a destra nel caso, ma a sinistra no. Però a quanto pare a Hernandez è più spesso giù rispetto ad Araujo, quindi conviene che nel prossimo episodio mi porto un terzino sinistro. Quindi se volete consigliatemi nei commenti i terzini sinistri. Per il resto possiamo tenere tutto così. Ho già detto Hernandez non lo posso sostituire perché non ho la riserva in panchina. Questa è la squadra del nostro avversario. Sicuramente sarà un crossatore, raga. Salah, Cruyff sulle fasce e Haaland in mezzo. Dobbiamo cercare di difenderci nel caso in cui fosse un crossatore. Non ne abbiamo la certezza. Siamo in campo, ragazzi. Come ho già detto, questa potrebbe essere l'ultima partita dell'episodio. Giochiamo contro un player che milita in Divisione 3. Sì, se ne va così. Occhio a Messi. Va, ti stuta. Devo tornare indietro. Bello, metti in mezzo. Ma no. Ma no, che gol che stavo facendo. Tutto con scambi, tutto possesso. Bella Neymar, vai Oney. Vai Oney, il palo, vai che buona. Gol. Andiamo, 1-0. Bello. Occhio a Cruyff, metterà in mezzo il solito tiro sensazionale. No, che cavolata che ho fatto. Mamma mia. È andata bene, raga. È andata benissimo. È andata benissimo. Di lusso è andata, credetemi. Perché ho fatto una cavolata e poi lui è stato bravo sulla scivolata con Haaland a saltare l'uomo. Dai, Gabriele, combatti, insisti. Mamma mia, Neymar, se riusciva a passare anche così. Finito il recupero. No, non puoi andare a 2 minuti di recupero. Non lo puoi fare. Konami, non puoi dare... Se è 1 minuto, non puoi fare 2 minuti e mezzo. Non esiste questa cosa. È riuscito a passare. Palo incredibile. Mamma mia. Bella. Vai, Gabriel. Respinta. Neymar non ci arriva. Qua dovevamo fare il 2-0, Neymar. Neymar, peccato. È buono. La preparazione. La mette in mezzo. Da Rafael Leao, respinta. Respinta, ci riprova. Niente da fare. Casemiro. Ci prova a giro, pericolosissimo. Finisce così, ragazzi. Agguantiamo la promozione in Divisione 2 e dal prossimo episodio si punta alla prima divisione. Ecco qua, ragazzi. Possiamo saltare l'ultima partita che ci rimane, tanto non ci serve più. E ecco qui l'approdo in Divisione 2. Siamo vicini alla divisione che meritiamo. Siamo vicini alla prima divisione. Dobbiamo tornare anche in questa fase in prima divisione. E ovviamente puoi puntare alla top 1000, come sempre. Bene, ragazzi, io direi che per questo episodio può bastare così. Come sempre, fatemi sapere nei commenti che ne pensate della puntata. Per quanto riguarda Sergio Busquets, chiaramente c'è poco da dire. Uno dei mediani più forti del gioco, e questo era scontato. Mi ci trovo davvero molto bene e probabilmente sarà il titolare insieme a Kanté. Si scambieranno in base alle esigenze. E Casemiro invece rimane lì dov'è, con un posto da titolare, perché con questo gameplay sta rendendo davvero bene. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video, un abbraccio e un saluto dal vostro Simoplay. Bella, ragazzi!